15 maggio l'avvio della stagione balneare. Per di più i meteorologi hanno previsto un maggio e un giugno roventi con temperature sopra la media. E negli stabilimenti balneari, dove ci troviamo adesso, ad esempio a Marinella di Sarzana, si è al lavoro per programmare una stagione turistica che speriamo sia di rinascita per l'intero comparto turistico. Certo, noi abbiamo voglia di ripartire, speriamo che tutti abbiano voglia di approfittare delle nostre spiagge, del nostro sole, della libertà che si può godere in estate, naturalmente sempre nel rispetto dei protocolli che verranno proposti dagli organi competenti. Sembra che quello che l'anno scorso è stato fatto possa essere riproposto, anche perché non ci sono stati problemi negli stabilimenti balneari, nessuno è stato chiuso, non ci sono stati contagi e anche perché le indicazioni che arrivano dalla scienza dicono che all'aperto i contagi sono difficili, che in estate comunque il virus subisce fisiologicamente un certo stop e perciò noi siamo fiduciosi di poter trascorrere una stagione se non altro serena. All'interno dello stabilimento è presente anche un ristorante, anch'esso è stato soggetto a tutte le restrizioni anti-Covid e durante la stagione anche questo può ripartire a pieno regime. Anche qua aspettiamo di capire quando, come e di seguire le regole che ci verranno indicate. L'anno scorso per esempio non abbiamo avuto nessun tipo di coprifuoco, non abbiamo avuto nessun tipo di orario, non abbiamo avuto lo stop alla sera che invece per adesso è ancora previsto nella zona gialla, non abbiamo avuto una chiusura del bar al pomeriggio anche perché ricordiamo che in estate le 6 del pomeriggio sono come le 4 in inverno e quindi essere costretti a chiudere diventa difficile. Però insomma aspettiamo con fiducia e vediamo che cosa ci verrà indicato. Noi anche con il ristorante serviamo all'aperto e quindi abbiamo notato che le persone sono abbastanza tranquille nell'affacciarsi ai nostri servizi. Però chiaramente tante cose non dipendono da noi.